Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale YouTube. Oggi rimaniamo in tema della distribuzione digitale. Io sono Claudio e da più di 10 anni che studio la chitarra e da qualche tempo ho deciso di condividere quello che ho fatto nel mio percorso con i miei studenti. Bene, appunto, oggi parliamo di distribuzioni. In particolare volevo fare un aggiornamento riguardo un distributore che si chiama TuneCore. TuneCore appunto è un distributore digitale che ci permette di distribuire la musica in tutto il mondo. Ha inserito una novità, ovvero quello di pagare annualmente degli abbonamenti e mettere tutte le release che vuoi. È stato un bel passo avanti perché prima, insomma, per chi ha usato TuneCore in passato si ricorda di sicuro che per ogni release, per ogni album, ogni singolo, ogni anno dovevi pagare una quota. Secondo me non era tanto economico. Io l'ho utilizzato per diversi album e ogni anno comunque bisognava pagare per quello, insomma, che distribuivi. Se la memoria non mi inganna erano circa 50 euro per un album e una decina di euro per ogni singolo. Bene, appunto, oggi andremo a vedere questa novità, andremo a capire questa novità e se conviene o meno. In passato ho già trattato questo argomento della distribuzione digitale, te lo lascio qui sulle schede dove vado a trattare appunto una serie di video in cui parlo sia della distribuzione digitale, come funziona, sia il paragone tra vari distributori che ho utilizzato, e un altro aspetto molto importante vado a trattare il tema di Spotify for Artist. Insomma, se sei un artista vedrai che è molto importante saperlo utilizzare. Comunque ti invito a dargli un'occhiata qui sulle schede e in descrizione. Senza perdere altro tempo, andiamo a vedere questa novità di TuneCore. Bene, eccoci qua sulla piattaforma, insomma sul sito di TuneCore, a parte insomma che ha cambiato insomma il look del sito e reso anche molto più, secondo me molto più intuitivo e accattivante. Ha introdotto appunto questa novità da non molto tempo, il fatto di avere di fare un abbonamento e mettere tutte le diciamo release che vuoi. Andiamo a capire più o meno di cosa si tratta. Allora, diciamo che da quello che ho potuto capire spulciandomi un po' il sito questi giorni, che per distribuire insomma già da Spotify devi partire da 14,99 euro. Quindi quel piano gratuito è più che altro per quanto riguarda infatti i social. Allora, quindi abbiamo il piano 14,99 che è la musica senza limiti su tutti i 150 negozi digitali. Infatti qua non menziona i negozi digitali quali appunto Spotify, Deezer insomma, e altre piattaforme, ma solamente piattaforme social. Qui 29,99 euro ti offre delle possibilità in più, tra cui puoi farti una sorta di piccolo store all'interno, il creatore di copertine, che comunque ci sono tanti programmi che ti permettono di farlo. Però comunque, se parti, diciamo, se vuoi utilizzarti un core e sei diciamo agli inizi, diciamo il piano da 14,99 euro secondo me è più che sufficiente. Che dire, TuneCore l'ho utilizzato tanto tempo fa, quando ancora c'era il fatto che pagavi per ogni release. Devo dire, mi sono sempre trovato bene anche a livello di assistenza, mi rispondevano in poche ore, in pochi giorni. Qui, se non sbaglio, in base al pacchetto che scegli, cioè la customer service, ecco qua, tempo di risposta del servizio clienti per piano gratuito 5 giorni lavorativi 72, 48 e 24. Ovviamente più paghi e meno tempo di risposta, ok? Diciamo che questo è il mio pensiero. Io preferisco, all'epoca mi levai per questo motivo da TuneCore, perché non mi andava
pagare tutti gli anni una release, preferisco magari pagare quel poco di più quando metto il brano e non farlo mai più, insomma, pagare una tantum. Valutate voi, io ripeto, prendete quel video dove spiego le varie differenze dei vari distributori digitali, sempre sotto le descrizioni, così che possiate, diciamo, trarre le vostre conclusioni. Ecco, io in questo video tenevo a fare una sorta di aggiornamento, specialmente per quanto riguarda TuneCore. Bene ragazzi, io credo per questo video è tutto. Se pensate che vi sia risultato utile, vi invito a iscrivervi al canale, mettere un bel like e seguire, insomma, i miei contenuti che verranno prossimamente. Ciao!